fine ci eravamo illusi tutti quanti, soprattutto dopo che eravamo riusciti a fare quella raccolta speciale in così poco tempo. È chiaro che l'illusione di tutti, il sogno nostro, come gli avevamo promesso, era quello di quando tornava faceva parte del gruppo nostro, quindi è chiaro che non è facile, purtroppo andrà così. Buonasera, buonasera e benvenuti, un grosso abbraccio alla famiglia Costantini e un bacio a Lorenzo che è volato in cielo. Abbiamo aperto così questa trasmissione in cui naturalmente parleremo anche di calcio, quello che si è già giocato, la gara di Livorno e anche quello che si giocherà a Latina. Noi abbiamo provato con questa clip a condividere un po' il dolore per la perdita di questo ragazzo di appena 20 anni, giocatore della Virtus Lanciano, che era volato a Filadelfia negli Stati Uniti per cercare di debellare una brutta malattia che purtroppo se l'è portato in cielo. Vi presento subito gli ospiti di questa sera. Buonasera e bentornata Giulia Firmani. Buonasera a tutti, armata a voi che seguite da casa, armata di telefono per ricevere i vostri sms. Ricordiamo subito il numero 347-8401-836 oppure via telefono potete fare le vostre telefonate per le vostre osservazioni allo 0871-5873-230. Ancora altri ospiti, buonasera e benvenuta Roberto Spadano, grande tifoso della Virtus. Grazie, buonasera. Segui la partita dai distinti, sì, giusto? Dai distinti, sì. Buonasera e benvenuto, bentornato a Tiziano Coccia, firma del Corriere dello Sport. Buonasera, Tiziano, buonasera. Ce l'hai fatta questa volta? Ce l'ho fatta, per questione di minuti, ma ce l'ho fatta. Tra due fuochi. Tra due sai? Fuochi, c'è un altro tifoso, è la prima volta che viene, noi siamo contenti e felici di poterlo ospitare. Si tratta di Danilo Di Liberto, altro grande tifoso che però segue da un'altra. Da un altro settore, da dove? Proprio nel cuore. Curva sud, diciamo, no? Perciò dicevo tra due fuochi, un esponente importante, un esponente importante dei distinti, un esponente importante di primo piano della curva. Tu considera che lui è uno degli organizzatori delle trasferte, segui il Lanciano. Poi parleremo perché sicuramente stanno organizzando. Già portato il biglietto, guarda, Latina Virtus Lanciano. Appena preso. Oggi l'hai preso, già pronto, eccolo qua. Visto una cosa, come mai tribuna? Perché in tribuna? Perché il settore ospiti a Latina è... Mi trattano bene. È inagibile. Ah, inagibile. Quindi allora, stanno aggiustando. Cerchiamo di mettere ordine. Parleremo ovviamente del Latina. Sì. Parleremo anche della vittoria su Livorno perché è stata fondamentale, importantissima. Però, insomma, in avvio volevo un ricordo da parte proprio dei tifosi, da parte dei tifosi di Lorenzo Costantini. Cominciamo con Danilo. Come diceva Domenico, avevamo fatto quella raccolta dei soldi, dei fondi. Sì. In pochissimo tempo, veramente tutta la città si era. Non solo, tutta la regione, tutta la regione, ma anche, Italia, anche fuori, anche bravo, da fuori Italia, bravo. Anche da fuori erano arrivati i soldi. Purtroppo, infatti, questi giorni parlare di calcio è un po' difficile. È un po' difficile. Perché a 20 anni non si può morire così. Mi dispiace tantissimo. Un abbraccio alla famiglia, siamo vicini alla famiglia, stiamo vicini a lui. Roberto, ci stringiamo al dolore con lo ricorderete a Latina. Certo, a Latina abbiamo preparato uno striscione. Perfetto. Piccolo, diciamo piccolo, perché giustamente giochiamo fuori casa al momento e poi anche perché portarlo magari in trasferta non è nemmeno semplice, farlo andare sugli spalti. Esatto, però ci sarà uno striscione che ricorderà Lorenzo con noi e poi quando giocheremo in casa vedremo di fare qualcosa di bello. Questo invece è un altro striscione che c'era sabato scorso, dedicato ad Ezio Angelucci. 11 anni dalla sua morte. Circa. 11 anni dalla scomparsa. Era qualche giorno prima. Dalla scomparsa partita. Del presidente, certo. Il presidentissimo, ricordato sempre con grande affetto, no? Sempre. E grande stima. Volevo anche il ricordo di Lorenzo da parte di Roberto. Magari tu l'avrai visto anche mentre si allenava, perché Lorenzo, lo ricordiamo, si è allenato diverse volte con la prima squadra. Sì, anzi, non lo conoscevo il sogno di persona. Un po' per tutti, anche per D'Aversa, l'ho ricordato in conferenza stampa, il tecnico era proprio quello, una volta vinta questa malattia, di poterlo vedere in panchina e perché no anche sul campo con la prima squadra. Lo conoscevo dai tempi della Beretti, vice campione d'Italia con Marcello Di Camillo, se la distinguono. Cioè, no, era un bellissimo gruppo, una bella squadra quella. E
Lorenzo faccia un gol, questo era lo slogan dedicato all'iniziativa. Sarebbe stato davvero il gol più importante. Ma secondo me il gol l'ha fatto lo stesso, perché scuotere le coscienze, no, del mondo sportivo italiano e internazionale, perché alla fine ha unito sia il mondo, diciamo, calcistico, quello, non so, pallavolistico. Ha unito tutti i campanili, perché ci sono stati nomi importanti del mondo del calcio internazionale, dagli Ibrahimovic, Verratti e compagnia. Beh, quindi voglio dire, il gol lui secondo me l'ha fatto comunque per il risultato raggiunto. Poi il destino ha scelto altro e prendiamone atto con grande dispiacere. E anche da casa scrivono per Lorenzo: il cielo ha un'altra stella in più. Ciao Lorenzo. Poi ancora per Roberto: ciao Roberto, dal tuo amico Davide, sto per tornare allo stadio, manca poco. Grazie Davide, grande, torna presto, che ci manca. Torna presto. E come mai manca? È autosubire un intervento. Ah, ecco. Allora in bocca al lupo di cuore anche da parte nostra. Ma guarda, chiudiamo Lorenzo, perché ecco, l'unica cosa che ti posso dire è le parole non servono. Poi io sono un papà, mio figlio c'ha 20 anni, quindi basta questo. Ecco, l'ultima cosa, perché inutile, tra i tantissimi commenti che sono circolati anche in rete, in particolare su Facebook, ce n'è uno che mi ha colpito, non so chi l'abbia scritto, forse un tifoso di Lanciano, insomma, ha scritto in sostanza questo: un giocatore non muore mai, passa soltanto la palla. Credo che questo racchiuda un po' il senso di questa grave, gravissima, soprattutto ovviamente per i familiari, scomparsa di Lorenzo. Sì. C'è qualche altro sms? Per il momento no, Paolo. Ok, perfetto. Allora continuate a scrivere, vi ripeto il numero 347-8401-836. Eccolo. Saluti a Roberto e Marzianetto, tutti a Latina, mi raccomando. Anna Marzianetto Maria. E Danilo, chiaramente. Sì, Danilo. Chi è? Questo Anna Maria, la signora. Ciao, Anna Maria. Penso di lanciare. Ciao Anna Maria. Ma da anni mi chiamano così, ma alcuni della curva, sì, non tutti. E come mai? Della curva. Ma era nato una sera, tanti anni fa, così. Marzianetto, in italiano è extraterrestre. Quindi Marzianetto, al di sopra, un marziano, ma è un piccolo Danilo, marziano. Danilo, dire tutti i capelli. Danilo, ti devo tagliare i capelli. Chi l'ha scritto? Non è firmato. Non, si sa, non è firmato, ha paura, no? Perché altrimenti poi gli deve tagliare i capelli. Quindi lui perde ore. Posso un po', possiamo anche un po' cambiare, immagino, la tua scaletta. Perché marziano, marzianetto, io lo voglio chiamare. Marziano è uno, cioè, è un grande organizzatore. Organizzatore di trasferte insieme a Leo, poi chi sono gli Leo, altri Massimo storici, Picciotte, che voi organizzate sempre? Noi organizziamo le trasferte dovunque, andiamo dappertutto. Quindi dappertutto? Dappertutto. Quanti pullman avete organizzato per la trasferta di Latina, che è relativamente vicina? Insomma, adesso uno, il club nostro uno, la sede nostra. Come si chiama il club? Ricordiamolo. Curva Sud Lanciano. Curva Sud Lanciano. Quindi voi il vostro pullman ce l'avete riempito. Saluto a tutti i tifosi della Curva Sud, ma anche gli altri tifosi. Però ci sono gli altri gruppi anche, tipo l'ANCSA, tipo i veterani, questi sono gruppi che non mancano mai. Andranno in moto. Sì, quindi loro sicuramente, più gli altri pullman. Ci sono anche delle macchine prima. Una mini invasione, come sempre. Beh, senti, sì. E invece siamo, con le tifoserie, con Latina come siete? I rapporti non sono buoni. Per lo spareggio che c'è stato a Latina tra Lanciano e Chieti nell'86. Ah, vabbè, però che c'entrava il Latina? No, c'è da premettere. Perché il Latina faceva il tiro per sì, che ti pavano per il Chieti. Ti pavano per il Chieti. Quindi è rimasto un po' questa qualche spregio. Alla fine l'hanno presa in quel posto sia loro che Quindi con Latina vi aspetterà. Ma l'anno scorso a Lanciano è stato tutto tranquillo. Sì, ma pure l'anno scorso lì 0-0, mi ricordo che. Invece una tifoseria che ricordi un po' dove avete avuto qualche problema? In Serie B. Ma in Serie B no. No, tutto abbastanza tutto tranquillo. Ma non bisogna avere questi problemi, a parte gli sfottò e il resto. Si cresce di categoria, si cresce anche di mentalità. L'unica squadra in Serie B è col Pescara. Sta arrivando ormai fra due a fine mese venerdì 28 siete già pronti? Sì, siamo già pronti. Perfetto. Dobbiamo dare voce buonasera a tutti. Un attimo, ti sei un po' perso. Sì, perché arrivano di continuo. Paoletti a Lanciano, voci o realtà? Magari. Poi ancora anche il mercato di gennaio, quindi insomma la presenza Castellina a Latina è assicurata. Avanti Trentani, avanti Curva Sud, andiamo a vincere per Lorenzo. La presenza Castellina. Qualche per la partita di Latina, secondo gli ospiti, giocherà Tiam o Monachello? Saluti a Danilo.
Allora, quindi partiamo subito con la Latina. Possiamo partire con la Latina, poi andremo magari a rivisitare qualcosa che riguarda il Livorno. Un attimo al mio amico Danilo, dal presidente Ciao Forza Virtus. Chi è? Cicci Fafi. Presidente del... No, è un gruppo di amici. Questa sera a Lanciano fai colpo. Allora, Roberto, ti amo. No, abbiamo fatto un grande colpo con Marziano. Marzianetto. Secondo me dovrebbe ricomporsi il trio d'attacco con Tiam, piccolo gatto, che garantisce sicuramente, anche perché loro, cioè il Latina, che l'anno scorso ha fatto benissimo con il modulo di Breda 3-5-2, no? Che si avvale poi della copertura in difesa, oppure le ripartenze veloci con i centrocampisti e con finalizzatori quali Paolucci e Sforzini, che supportati però in questo momento da, non stanno giocando, però aspetta, attenzione, supportati da Viviani. Viviani sta andando bene, anche domenica ha fatto un bel gol. Quindi secondo me eludere la, diciamo, la guardia a centrocampo di Viviani, secondo me significa fare molto, perché l'anno scorso, ripeto, la fortuna del Latina è stata proprio questa, la compattezza in difesa del gruppo. Poi c'era Jonatas, che adesso non c'è più, che ha fatto un po' la differenza. Il Latina ha fatto la finale playoff, stava andando in Serie A, ecco, quindi, ma questo cosa dimostra? In Serie B quasi sempre difficile ripetersi. Molte volte le squadre fanno bene un anno, poi hanno difficoltà. L'unica è il Lanciano, soprattutto quelli che spendono molto, perché il Latina era una bella squadra. Giocherà Tiam anche secondo te, secondo Danilo? Sì, Tiam piccolo gatto. Quindi piccolo Tiam gatto, anch'io me la giocherei così, considerando che Marichello, insomma, non sia andato bene, o perché, insomma, dubbio potrebbe esserci nella testa di D'Aversa. Ci potrebbe pure stare. Monachello è forte, molto forte anche lui. Però... Tra l'altro oggi Monachello ha giocato con l'Under 20, tornerà domani a disposizione. Forse anche questo potrebbe pesare nella decisione. D'Aversa non lo ha visto per tutta la settimana in allenamento. Ma io la vedo da più che altro da un punto di vista di affiatamento alla fine, perché cioè loro tre comunque magari si conoscono un po' più a memoria. A me non mi è dispiaciuto la partita in casa con Livorno. Monachello. No, ha lavorato molto, cioè ha creato spazio, ha corso, ha preso falli, assolutamente. Sì, però stiamo parlando da una squalifica, stiamo parlando di un altro, sicuramente gli altri fanno bene, però parliamo di Tiam, che secondo me è il primo che deve mettersi la maglia, no? È Tiam, al di là delle alterne fortune che ha avuto soprattutto con i direttori di gara. Però attenzione, perché Tiam, come ci ha detto lui quando è stato ospite a noi, Tiam è diffidato, quindi insomma occhio, perché quindi deve fare attenzione, perché speriamo che non prenda altro già. Senti, però poi sul campo, quando perché magari anche lui prende tante prendi deve maturare ancora, perché ma sicuramente in società gliela avranno. Per esempio, la partita col Varese, lui era costantemente punzecchiato da un certo Borghese, che insomma è un fior difensore. Borghese che, piccolo, Borghese, del Bari, la parafrasi di ex Bari, quindi uno che vanta molta esperienza, quindi ha fatto sì che cadesse nel tranello. Sarà così anche SMS, la voce dei tifosi. E ancora per i capelli di Danilo. O ti tagli i capelli o ti fai la permanente. Io so che lui perde un sacco di tempo la mattina per i bicodini, a mettersi i bicodini. Con la permanente diventerebbe proprio un marzianetto. Danilo è come Sansone. Tagli i capelli perde la forza. Un abbraccio a Roberto, Tonino. Questo ti ha dipeso. Ciao Tony. Ma ho dipeso, meno male. Tutti SMS per te, ancora un altro. A marzianetto, mica ti vende l'acqua cal, secondo te un saluto a Fabio, un saluto a Roby da Fabio. Ciao Fabio. Non lo so. Poi Cerri disponibile tra 40 giorni, non è troppo presto, dopo un intervento proprio oggi sul sito della Virtus Lanciano c'è proprio il comunicato ufficiale. Paolo, tra 30 giorni dovrebbe partecipare addirittura a un allenamento differenziato. Tra 45 dovrebbe tornare proprio in gruppo. Quindi questa è una buona notizia, perché si temeva qualche mese in più addirittura, no? Aprile o comunque marzo. Insomma, speriamo davvero che sia così. Forza Alberto. Allora,
Saluti alla trasmissione, volevo fare una domanda per tutti. Sì. I campi pesanti porteranno problemi a Lanciano visto la sua leggerezza a livello fisico? Questa è una bella Saluti domanda, al marzianetto, il marpionetto Massimo. Lo conosci? Allora, Tiziano. Vabbè, campi pesanti, se ce l'ha il Lanciano ce l'ha pure l'avversario. Ecco, anche lo scorso anno c'erano dei campi pesanti, il Lanciano. È ovvio che con un campo asciutto, un campo buono, a giocatori forti, anche dal punto di vista della velocità, del ritmo, può aiutarti. Un campo pesante, che ne so, potrebbe in certe occasioni anche metterti in difficoltà, che ne so, aiutare delle squadre fisiche, che ne so, tipo il Modena, che è una squadra con tutti giocatori. Ecco, il Lanciano, però, in fin dei conti, non più di tanto. Siamo per andare in pubblicità, preferisco però volevo sentire anche i due tifosi. Danilo. L'anno scorso, per esempio, a Cittadella siamo andati in difficoltà. Campo pesante, pioveva. E abbiamo perso 1-0. Ma dipende pure comunque da, forse un po' anche dai moduli, perché oggi tutti fanno il 4-3-3, quindi molto, molto offensivo, molto sulla corsa, quindi è facile incontrare una squadra che fa lo stesso modulo tuo e quindi andare comunque in difficoltà. Pesante, è ovvio che una squadra, diceva il telespettatore, allora, campo pesante, Tiziano, che non è detto che è a vantaggio della stazza fisica, no, però pesante, per chi deve spazzare il Lanciano, che invece mette il pallone a terra, gioca il pallone, ecco, in questo caso potresti avere difficoltà. Che palla fa tu? Allora, vi devo interrompere, leggeremo altri sms, continueremo con la discussione che è molto interessante, però la linea torna a Roberto Kerk in regia per una breve pausa, tra poco. Allora, di nuovo in studio per la seconda parte di Cuore Rossonero, un saluto qui in studio all'operatore Andrea Berardinelli. Altri sì, sms. Ma ha bloccato il telefono, attenzione, Marzianetto ha bloccato il telefono. E anche gli sms. Tutti per lui. Buonasera, prima di tutto complimentissima alla ragazza che legge i messaggi, ma non sarebbe giusto dare un po' più spazio a Pinato? Abbiamo già un giocatore dotato di buona tecnica, è stata fatta questa osservazione. E far rifiatare Bassola e Di Cecco in vista delle prossime gare con Crotone e Pescara? Un saluto da Giovanni da Villa Pasquini. Sì, un'ottima. Proviamo a rispondere a questo sms. No, infatti in molti ci si chiede. Pinato, Grossi anche, il non utilizzo di Pinato. Sì, però Pinato è dotato di ottima classe, uno che veramente, di secondo tecnica, me, di tecnica, quindi per me è un predestinato, per cui mi fa strano vederlo non utilizzato. Probabilmente forse vabbè, però stanno andando bene gli altri, lui si sta affidando anche più in centrocampo, un po' più fisico. In centrocampo scambia spesso. Il momento di Vasto lo devi sfruttare adesso. Vasto è inamovibile, tu quando ruoti, non so, Grossi, Bacino, eccetera, prova magari in qualche frangente a mettere pure lui. Ma sicuramente avrà spazio. Cioè, tu guarda la freddezza del calcio di rigore che ha battuto. Sì. Dov'era? A Catania? Gatto. Sì, no, no, Pinato, il primo Pinato. Perché ride Giulio? Si sta ammazzando di risate con gli sms. A fuori di parlare di Marzianetto arriva l'astronave, se ne mette anche su Marzianetto. Non so se è un tuo amico, però ha detto. Che dici? Ma il gigolo sulla sinistra con il capello lungo, come si chiama? Il gigolo. Fai pure il gigolo. No. C'ho la tabaccheria e vado a fare un lavoro serio, vendo sigarette. C'ho la tabaccheria. Non faccio il giro. C'è il retrobottega. Però come si chiama? Si chiama Danilo. L'abbiamo detto. Marzianetto. Lanciano gioca con velocità e lanci improvvisi. Il campo pesante non lo aiuta. Faremo comunque una grande partita a Tonino. Perfetto. Questo ancora. Abbiamo già detto. Ci sono altri sms. Leggiamone qualcuno. Sì. Alla Tina saliamo nella vetta. Caro Danilo, siamo tutti a cena a casa mia. Mangiamo la trippa e tifiamo Lanciano. Marco, Sandra, Carla, Iole, Tonino e Mario. Ma quando? Stasera o domenica? Adesso? Stasera? Mangia la trippa, Marco. Sì, sì. E poi arriva. Dopo arriva a mangiare la trippa. Bella trasmissione. Oddio, che lungo. Lanciano. Faccio un gol. Lanciano Pescara è considerato un derby per i pescaresi, perché dicono che con noi lancianesi è una partita come le altre, che ci siamo incontrati pochissime volte, ci hanno sempre snobbato perché hanno una storia differente e più importante. Comunque noi siamo una piccola piazza, ma siamo prima di loro, vinceremo la partita all'andata e al ritorno. Ecco. Vabbè, sono però certa. Ci manca ancora un pochino, Facciamo ci gli scongiuri però, un pochino, brava. Ok. Un attimo, che dite, smetteranno di snobbarci, meritiamo rispetto, siamo alti in classifica, la storia ce la stiamo a fa.
Ma guardi che io pur quest'altra cosa qui della tradizione, ho lanciato una storia calcistica, ce l'ha da anni, dal 1920 e qualcosa, ha fatto già la Serie B, seconda divisione all'epoca. Vabbè, falsi chiami, 1926, giocando a Palermo e battendo la 2-1, giocando a Cagliari, giocando a all'epoca, voglio dire, la storia ce l'ha Lanciano Capo. Poi magari gli ultimi blasoni della Serie A. Lega Pro, sempre. Vabbè, ha vinto una cosa, come si chiama, lo scudetto nazionale di Lettanti, 11 anni di più, cioè più storie di queste che la fa uno. Paolo ancora, sì, Pescare, leggi la targa. Questo mi piaceva pure a me, l'ho letto. Brava, brava Giulia. Danin demonda la coach a fallo personaggio alla televisione. Ecco, Danilo. C'è una critica per la prima volta. Ma no, non si muove. Non si muove, domani deve andare al Zara. A che ora apri la serranda? Alle 6, alle 6. No, io vado tarda mattina. Ah, l'orario dei signori. Arriva con calma. Ah, con calma, vabbè, allora insomma. Senza fretta. Senza fretta. Che è questa? Altri sms? Ce n'è tanti, dai. Sì, perché alcuni mandano proprio doppi messaggi. Ma intanto stiamo vedendo le immagini della vittoria, perché insomma dobbiamo parlare anche di questa vittoria importante sul Livorno, dell'ex, grande ex Carmine Tiziano Gautier. Oggi sei troppo elegante. Troppo elegante. Non ho fatto in tempo a togliermi la giacca e la cravatta. Sono arrivato adesso. Vabbè, avete tutti e due, Danilo e Tiziano. Ma io sto bene, io sono contento. Contrasto no, lui lo sa, a me piace quando vengono i tifosi, io sono contento. Questa trasmissione sempre. Si chiama Cuore Rosso Nero, la trasmissione è vostra. Sono affranto per Lorenzo e faccio le più sentite condoglianze alla famiglia. Mi chiedo perché le sue cure erano sperimentali, si sono fatti pagare tutti quei soldi, speculano sulla vita delle persone. Franco. Sono convinto che se Lanciano fare un grande campionato e magari anche i playoff, deve essere stata la nostra panchina, come l'hanno fatto Gautieri e Baroni, perché lo vedo molto serio, Franco. D'Aversa tra l'altro ha un contratto che si può sempre strappare, però di 3 anni, quindi insomma teoricamente dovrebbe rimanere per 3 anni. Un'altra sms. Giulia, puoi dare un bacio sulla guancia simbolico a Danilo per tutta la tifoseria? Ma no, dopo non può, dopo perché dopo non puoi? Però fuori in diretta, no, è un po' difficile proprio, perché non si può alzare che hai il microfono, una questione di microfono, comunque. Magari mandaglielo, magari mandaglielo. Complimenti a Giulia per le trasparenze, vedo non vedo, Francesco. Ho capito, va bene. Poi domanda per Marzianetto, ci sono ancora posti disponibili per Latina? Il mister chi è? Mister è Roberto Giallonardo. Ci sono posti? Un altro Roberto, Roberto. Ci sono posti? No, tutto pieno. Tutto pieno. Però ci sono in altri gruppi. E qui il derby già si sta accendendo. Quindi in altri pullman, in altri club, quindi ci si può rivolgere, poi magari farete baldore tutti insieme. Sì. Pescare, non pensare a Lanciano, pensate a fare i punti salvezza. Un saluto al presidente Tiziano Coccia. Da tutto San Giovanni Teatino, vi aspettiamo per la prossima amichevole, il direttivo San Giovanni Teatino. Grazie, San Giovanni Teatino è una squadra che è al primo posto in classifica nel loro campionato. Voi siete a che posto, Tiziano, con Giuliano Teatino? Zona medio-alta. Medio-alta. Va bene. Prima categoria. Prossimo anno eccellenza, dai. Buona promozione. Sì, ma chi è che mi dice qualcosa sulla vittoria del Livorno? Che ha proiettato punti dalla vetta. Adesso un questa sera tre punti dalla vetta il Lanciano. Bravo. Allora, intanto posso fare una premessa. Allora, intanto la partita col Livorno sembra una cosa sminuita, perché leggi certa stampa, certi commenti che parlano di furto. No. A livello forse no, non locale, non parlo di locale, extra regionale, però dici dal nostro inviato Pinco Pallino, che scrive, magari vedono una Lanciano, rigore regalato, danneggiato il Livorno, bla bla bla. Cioè uno che legge quell'articolo, che sente il Ciro Venerato di Rai 3 della situazione, che parla di furto, eccetera. Beh, però questo non facciamo nomi. Paolo, non c'è la controparte, E vabbè, ma che deve contropartare? È palese la cosa. Quando uno non dice, è in dubbio, in generale, allora, uno che non ha visto la partita pensa che è stato un furto, invece il Lanciano ha avuto la sua bella giocata, le sue belle giocate, la partita poteva la domina. Poteva segnare il Lanciano e anche il Livorno. Perché... Ma uno che legge quegli articoli fatti da quelle persone là, sembra che il Lanciano ha avuto una fortuna spacciata e che è stato un miracolo la vittoria. Invece no, cioè non è modo di fare, di scrivere notizie, riportare notizie. Rigore, ti sei mai dubbio, no? Di rigore dubbio, generoso, dubbio. Regalato, ma che generoso regalato? Generoso non dimentichiamoci non che regalato, una settimana prima,
prima, noi a Chiavari, me lo ricordo, l'hai fatto vedere. L'abbiamo fatto vedere e ce l'abbiamo. Sì, però io siamo anche tu sentendo. Io dico sempre che alla fine fallo di mano si compensa. Perciò, però di quello non ne hanno parlato. Ma purtroppo solo in Italia abbiamo questa non cultura, perché facciamo le trasmissioni per parlare di arbitri, di rigore. Sì, però per gli arbitri solo in Italia si fanno le trasmissioni. Questo purtroppo ce l'ha portato Biscardi, che per 20 anni ha fatto le trasmissioni contro gli arbitri. Oggi ci ritroviamo a fare le trasmissioni. Ci sono 3 quotidiani sportivi, però, sì, però, caso al mondo in Italia. Però cioè, l'arbitro sbaglia, mica è un computer, è giusto, ma ed è giusto che sbagli. Oh, no, dico io che l'operato di certi personaggi in Italia che lavorano, abbiamo sicuramente. Io, ma voi se stampata, mettete su capito? Mondo Gol, andate su Sky, guardate i rigori se che tu danno. Lo scrivi tu l'articolo in è un conto. Ah, no, quello sì, tu sei più obiettivo sì, scrivere è vero. Quando le scrivono un Massimiliano Ancona che è nativo di Bari, che non conosce la realtà, è vero. Ma che scrivi il rigore regalato, il rigore, no, questo ti sto dicendo io, però che sull'arbitro penalizzato, ma che scrivi? Che sugli arbitri noi non dovremmo soffermarci per delle trasmissioni intere. No, questo dell'articolo, no, dell'articolo sono d'accordo con te, però infatti all'Acciaro parecchia gente ha biasimato sta cosa. A volte un rigore ci può essere, a volte no, però io ripeto, a fine campionato si compete. L'arbitro italiano, non a caso abbiamo arbitrato la finale, non è che siamo così coglioni, no, come arbitri. Io vedo in Serie B, secondo me abbiamo una cambi che è eccezionale, gli arbitri sono ottimi. Beh, è ovvio che questo sbagli. Avrei qualche. Ma scusa, ma le vedi le partite? Allora vai a vedere le partite nelle altre nazioni. No, guarda le altre nazioni. Vedi gli errori. Oh, per dire, gli arbitri italiani sono bravi. Dire che il calcio che si gioca in Italia è diverso da quello che si gioca all'estero. Si gioca male, le altre nazioni si gioca. Però l'arbitraggio estero, se tu vedi le partite, danno dei rigori pazzeschi. In Italia ci fanno ridere. Attualmente la qualità è scaduta in Italia come gioco. Come gioco. Come giù l'arbitro italiano sicuramente non è peggiore degli altri, questo è che no, ti no, dico no, ma in generale è ancora forse sono state cattive giornate dei giocatori, l'errore, dei giornalisti, il rigore, degli arbitri, il rigore diciamo forse non c'è, te lo danno qualche altra volta. L'arbitro forse qua c'è, in Serie B in Italia è ancora condizionato secondo me anche guarda che squadra... in Serie B l'arbitro, aspetta, ma tu hai ragione, l'arbitro ha le telecamere di Sky, Mediaset, hai almeno 3-4 telecamere, certe volte anche di più. L'arbitro della Cambi cerca di arrivare in Serie A, cioè che interesse c'ha? Sì, però in quel caso là tu danneggi perché pure. Sbaglia? Danneggi pure. Ma non noi ce col la... Bari, se non c'era Paparesta in tribuna col Bari, probabilmente quella partita la vincevamo. Però, a un certo punto, il secondo tempo è entrato, non si sa che cosa ha fischiato. È vero, ma non è Paparesta sotto la... Però tu cosa che Paparesta sono 2-3 settimane che contesta l'arbitro, perché dicono a Bari... A lui... A Bari stanno contestando gli arbitri. Beh, ci sono stati anche gli episodi. Ci sono stati un attimo che dico una cosa. Ma qui un esempio, l'ultimo esempio sugli arbitri, perché non ne voglio parlare. Lo scorso guardi anno, che rigore, B, qual è la squadra che ha avuto più rigori? Lo ricordate? Chi è stato? Sacce che sicuramente non la Juve Stabia è stata la Juve Stabia, prendiamo è retrocessa. Ma allora ma quando poi sento dire il palazzo, l'arbitro cerca di fare bene, a volte sbaglia, perché sbaglia? No, che io sono il parere opposto, per me l'arbitro allora, è condizionato. Allora un attimo solo, perché c'è un sms che in qualche modo ci richiama tutti all'ordine. Sì, dimmi, meno male che non è per me. Allora la trasmissione è bella, ma vi prego non parlate tutti insieme perché diventa una baraonda e non si capisce. Ha ragione perfettamente. Chiediamo la colpa scusa. È solo di Tiziano Coccia. Chiedo scusa. Poi al 90° minuto il Lanciano è stato elogiato dicendo che il rigore era netto e ha strameritato la vittoria. Non ho capito perché è un contratto. Il rigore poteva starci e poteva non starci. L'ha dato al 90° minuto, forse. Rai 2. E il gol regolare di Monachello, ne vogliamo parlare? Anche esatto, infatti. Poi guarda, alla fine si compensa tutto. Sei forte, vai in Serie A, se no non ci vai. Arrushiketov, grande spadano, difendi Lanciano. Grande che spadano. Che vuol dire Arrushiketov? Roberto. Rosicato. Però dopo una parola bel dialetto lancianese non lo devi dire. Però l'ha detto male. E come lo doveva leggere? Io non so come l'ha scritto. Arrushiketov. Come lo devi dire lancianese proprio? Arrushiketov. Come dice?
Poi, non è proprio Lanciano. Forza Lanciano, no, forza Pescara, ma tra le due vinci tu col più, vabbè, facciamo stare. Volevo dire un'altra cosa e poi chiudiamo il discorso sul Livorno e apriamo definitivamente quello sul Latina, che è il prossimo avversario domenica, si giocherà domenica. Livorno guidato da Carmine Gautieri, che da voi tifosi ha ricevuto un grande applauso, credo, no? Cioè, da Pelle d'Oca, tutto lo stadio, entrato, da tutto lo stadio, dai tifosi. Sì, approfitto per ringraziare il gruppo di istinti nostro, che praticamente si è adoperato in tal senso, tramite Gianluca De Vincenti. Siamo andati a trovare Carmine Gautieri prima della partita il venerdì sera, abbiamo fatto una bella chiacchierata, è rimasto molto contento della visita e della tifoseria. Ci sono delle immagini proprio di Carmine Gautieri, sì, che fa il suo ingresso nel campo, no? Nel campo da gioco, e viene insomma. Beh, tutti hanno applaudito, tutto lo stadio. Io non c'ero sabato, ero fuori. Eccolo qua. Ero fuori, però tutti hanno detto, tutti avete applaudito. Lui l'ha rimarcato questo. Lui lo ha rimarcato questo, e Lanciano ce l'ha nel cuore. Ah, ma è giusto che i tifosi devono ricordarlo, che nel calcio a volte non si è riconoscenti. Lanciano deve ricordare, tutti dobbiamo ricordarci di Gautieri, di quello. E io mi auguro che la stessa accoglienza sia quando arriva Fabrizio col Carpi, perché quello, certo, noi dobbiamo ricordarci di quello che hanno dato, certo, a Lanciano. Gautieri, certo, è uno che a Lanciano, Gautieri, se arriva a Lanciano deve essere sempre applaudito. Certo. Oh, Tiziano, visto che hai parlato di Fabrizio Castori, sì, ricordiamo anche, perché è notizia di oggi, che proprio questa gara Lanciano-Carpi sarà un anticipo di campionato. Venerdì, la gara in programma è la 19ª giornata del campionato ed è in programma venerdì 19 dicembre con inizio alle 19, quindi c'è questo numero 19, tutto giornata 19. Poi c'è orario pure prima di Natale, c'è un'altra partita che si gioca il 24 questa, sì, alla Spezia, ma là non ci vai, appuntate questa data, questo anticipo della la vigilia di Natale, perché ci puoi andare contro il Carpi, che sta facendo un grandissimo campionato, di Castori. Là non ci puoi andare il 24, mica puoi organizzare. Che si fa? Organizza. Passi la Serrana. Lanciano si festeggia dal 23 la squilla, si fa scambio di regali, di auguri, dal 23 c'è la squilla. Quindi di conseguenza il 24 va da possiamo andare alla Spezia. Paolo, allora volevo leggere un sms di una signora, come che no? Ha scritto. Sì, sì. Mi dispiace tanto per Lorenzo, che è andato, sì, via con le luci della ribalta, ma nei reparti di oncologia quanti giovani se ne vanno in maniera anonima? Mm. Io ho un figlio di 28 anni con una malattia degenerativa e non posso curarlo perché siamo tutti e quattro disoccupati e senza una lira e con uno sfratto puro in atto. Buonasera a tutti. C'ha ragione. Scusa, allora, un abbraccio da parte di tutti noi. Noi proviamo a condividere il dolore, no, di queste, io direi, di queste se famiglie. Può lasciare il numero, oppure se, noi possiamo sicuramente pubblicizzare e darla questa notizia, e sicuramente saremo i primi ad aiutare questo ragazzo. Poi ancora. Il numero ce l'abbiamo comunque. Sì, il Lanciano merita la classifica che il posto in classifica che occupa. Complimenti alla famiglia Maio. Beh, mancano due punti. Non hanno qualche emissario che potrebbe rilevare il Chieti? E non potete chiamare su questo numero. Dovete chiamare in trasmissione. No, non ho capito. Chiamano su questo qualcuno numero. Invece dovete chiamare lo 0871 5873230. Lo vedete scritto in sovraimpressione. Grazie. Non hanno qualche emissario che potrebbe rilevare il Chieti qui? Non ne possiamo più di Bellia, meritiamo di più. Onore a voi, mi raccomando, al Pescara. Bocca al lupo. Almeno Chieti, due pere. Roberto da Chieti. Finalmente un pedino bravo. Beh, un bel messaggio. Bocca al lupo, Roberto. Per bocca voi. No. No, Pescaresi e Chietini, Arruti Rete, Volustomac, Marco, Sandra, Carla, Iole, Tonino e Mavi. Allora, un attimo solo perché devo ridare nuovamente la linea in regia, perché insomma c'è questa pausa. Linea Robertino Cherchi, poi entreremo nella terza ed ultima parte di Cuore Rossonero, tra poco. Allora, 21:44, di nuovo in diretta con Cuore Rossonero. Allora, abbiamo una telefonata, la facciamo subito intervenire perché poi deve andare a nanna. Buonasera e benvenuto a Carlo Mammarella, il capitano del Lanciano. Buonasera Carlo. Buonasera a voi. Allora, subito ti faccio fare una domanda da Tiziano Coccia. Ciao capitano. Ciao, questa sera ci stiamo a divertire, almeno ho due grandi tifosi che tu conosci bene, no? Poi ti farà la domanda anche Marziano. Danilo, ciao Carlo. Danilo. Ciao Carle. E poi c'è Roberto. Poi c'è anche Roberto. Quindi stiamo, è bello, tra i tifosi, avendo una bella serata per
per noi di Percorso Rossonero, ma anche per il Lanciano. Ascolta, non deve trarre in inganno questa classifica del Latina, eh? Bisogna fare attenzione, perché io ritengo sempre che questa sia una delle più realtà più importanti della Serie B. Tu che ne pensi? Ma sicuramente è una delle squadre più attrezzate, sì. Una squadra che a inizio anno si è dichiarata comunque per, non per centrare i playoff, ma per vincere il campionato, sì. Addirittura, quindi sì. Questo fa già pensare quello che erano i programmi iniziali della società. Io credo che all'interno del nostro spogliatoio, a partire dal mister e a finire al magazziniere, credo che sappiamo che questa è una partita difficile e dura, perché logicamente il Latina si vorrà riscattare, vorrà riprendere velocemente il cammino che forse si aspettava inizio campionato, e quindi andremo sicuramente con l'attenzione giusta ad affrontare questa partita, ma non prendendola sotto gamba, ecco. Carlo, ti volevo far salutare, oppure una domanda sia da parte di Danilo che di Roberto. Danilo. Io, Carlo, ti faccio solo un bocca al lupo e un abbraccio. Credi, grazie. Ci mancano le tue. Domenica devi fare un gol su punizione. Ci vorrebbe. Domenica, loro poi stanno in tribuna, tribuna laterale, quindi vai a festeggiare sotto la tribuna. Roberto. Ciao, Carlo, sono Roberto. Ciao, Roberto. Carlo, la storia di Lorenzo Facci un gol continua, quindi anche a Latina, mi raccomando, date il 200%, lo sapete già voi. Sì, come qualcuno ha già detto, credo che sarà un po' il nostro simbolo che porteremo lo sprone, porteremo con noi dentro, certo. Ma non è solo Latina, ma sarà sicuramente, credo, per tutta la vita di, certo, di ogni ragazzo che ha avuto la fortuna di conoscerlo, quindi. Certo, in bocca al lupo, ci vediamo a Latina, Carlo. Credo. Ecco, Carlo, c'è la possibilità anche di giocare con il lutto a braccio, non so se la società ha fatto richiesta, se si può fare. No, io non so. Non so, ecco, se so che comunque qualsiasi tipo di iniziativa va fatta, va comunicata comunque, sì, alla Lega. Sì, che poi saranno sicuramente loro a decidere, quindi io adesso non so, se credo che la domanda sia stata comunque inoltrata, però. Senti, Carlo, da parte mia ti volevo fare questa domanda. Si accennava prima alle difficoltà del Latina, che è ultimo in classifica, i numeri sono quelli, con 10 punti. Era partita benino la squadra pontina, 5 punti in 3 gare raccolti con una vittoria interna e 2 trasferte. Poi si è persa, no? Non ha vinto più praticamente. Insomma, sicuramente troverete un ambientino anche un po' difficile, proprio come ambiente interno, perché il Latina, per esempio, nell'ultima partita ha rinunciato a far giocare anche dei grossi nomi, Breda, no? Per mettere in campo, tra gli altri, anche un ex Almici, no? Che è stato con voi. Quindi, insomma, questo è un segnale forte che forse il tecnico ha voluto dare ad alcuni senatori. Quindi, insomma, è una partita delicatissima. Ma sì, questi sono dei momenti dove comunque viene fuori poi lo spirito comunque di una squadra, no? È normale che ci sono delle difficoltà, hanno delle difficoltà, e noi dobbiamo essere bravi ad accentuarle, queste difficoltà. È normale che il pubblico inizialmente può essere comunque da parte della squadra, però se poi la squadra non reagisce, comunque il Lanciano, certo, crea le sue occasioni o comunque metterà in difficoltà il Lanciano, questo sarà un vantaggio sicuramente per noi. Però credo che in ogni, come ho detto prima, in ogni ragazzo che sarà a disposizione del mister D'Avessa, non credo che nel cervello non passi assolutamente un messaggio, ecco, di un Latina in difficoltà, sicuramente per quanto riguarda la classifica oggi dice questo, ma sicuramente negli uomini a disposizione saprà sicuramente rifarsi. Grazie allora a Carlo Mammarella, ti lasciamo grazie libero, perché sicuramente dovrai andare a riposare. Grazie mille e in bocca al lupo per domenica, per questa sfida. Altri SMS. Se si va in Serie A, la Virtus Lanciano merita uno stadio all'altezza della categoria.
complimenti per la trasmissione, bellissima la ragazza, davvero un cioccolatino. Tiziano Coccia, sei troppo fregne, hai un look impeccabile. Tiziano, look impeccabile. Grazie, grazie. Paolo, posso fare come poi, no, ma questo è importante, voglio leggerlo prima. Sì. A proposito di Yaya, quella bambina. Sì. Non so se ne avete già parlato, no, ma stiamo per parlare anche Yaya adesso, da aiutare. Adesso. Allora, un attimo solo, finisce a leggere l'SMS. Di un giovane di Lanciano, potrebbe essere un modo per ricordare anche Lorenzo. Certo. Ci sono tutte le informazioni sul gruppo Lorenzo Faccio un Gol, grazie e complimenti per la trasmissione. Allora, grazie innanzitutto per questo SMS, perché noi abbiamo proprio un contributo che riguarda proprio questa bambina o ragazza, adesso io non so di preciso l'età, 6 anni, bambina. Si chiama Yaya di Lanciano, come ricordava il telespettatore o la telespettatrice, c'è sempre Domenico Di Cecco che ne parla, ne ha parlato in questa conferenza stampa l'altro giorno, sentiamo. La Virtus vuole riscendere in campo per il sogno di una bambina e quindi un'altra volta, come abbiamo fatto tante altre volte, decidiamo di rendere pubblica una cosa che è centrata, diciamo, centrata nel cuore, quindi noi scendiamo in campo per evitarla, speriamo di sensibilizzare più persone possibili per dare una mano a una bimba che merita di vivere come tutti gli altri bambini. Ben detto da parte di Domenico Di Cecco. Voi sapete qualcosa in più? Mi rivolgo ai tifosi, anche a te Tiziano, su questa bambina, su Yaya. È di Lanciano però. È di Lanciano. Sì, è di Lanciano. Sappiamo che ha 6 anni, di Lanciano, però anche lei deve stare curata, lei, bisogno sì, con lo stesso ha bisogno di cura. Pure lei deve, mi sa che deve andare in America. Sì. Anche lei deve andare in viaggio della speranza. Però costa di più di Lorenzo. Però bisogna partire forte anche qui. 800.000 euro. Che mi domando, lo Stato qua non interviene, l'Istituto di Sanità Nazionale, cioè non può intervenire. Però ecco, come ricordava anche quella mamma con l'SMS, purtroppo ce ne sono tantissimi di casi nel reparto di oncologia di tutta Italia. Un aiuto, un contributo, si sperperano, si fanno ospedali incompiuti, cattedrali nel deserto incompiuti, quelli non sono miliardi. Ad esempio poi il povero Lorenzo, no, la famiglia penso si debba fare carico pure del trasporto, no? Dico, lo Stato italiano non può intervenire con mezzi propri. Andiamo a prendere, non so, personaggi che vanno a fare in campo adesso. No, vanno a fare i freelander nelle zone di guerra a proprio rischio e pericolo, ben sapendo i rischi che corre, ti tocca andarli a prendere perché magari sono anche sequestrati, no? Dico, questa invece che è una causa, diciamo. Utile lo stesso, non lo so, però io non entriamo in questo caso. Però io penso che la sanità italiana, i medici italiani sono bravi. No, quello non te lo dico. Secondo me la sanità italiana è capace di risolvere tanti problemi come in altre zone del mondo. L'aspetto politico. Poi torniamo in campo. Amenta, che problemi ha? Rientra prima di chi si opera al crociato, ma stiamo scherzando? No, rientra prima chi si opera al crociato, ma stiamo scherzando? Che quindi riferimento a Cerri che... Sì. Bene, abbiamo parlato spesso, ogni giovedì ne parliamo di questo caso. In effetti caso. È un'assenza... Io non lo so, insomma, perché non ancora pesante, rientra, nonostante siano passate già diverse giornate. No? Io non sarei per accelerare i tempi a tutti i costi, voglio dire, tanto... La squadra sta andando bene. Un mese in più, un mese in meno, però almeno... Te lo quando tornerà, però, tornerà sicuramente per dare il suo contributo, perché Federico è un ragazzo, insomma, bravissimo. Alberto, è rischioso, voglio dire. No, dico Federico Amenta. Amenta. No, poi c'è un messaggio per me che l'hanno mandato per ben 2 volte. Un grandissimo saluto con la S maiuscola e un bacio alla mia cara amica Giulia. Ciao. Cara amica? Non so chi sia, però. Non è attenzione firmato. Perché Giulia è accompagnata questa sera da Jacopo, Io non voglio dire niente, quindi attenzione. Poi... Un saluto a voi tutti da Pasquale Letturbino, forza Virtus. Ciao Pasquale. Pasquale sarà sicuramente beh, latino perché va sempre. Con che vediamo sempre con voi. No, Pasquale va con l'Anx. Con l'Anx, ha spedito via, la banana. Prima la banana, poi il sombrero, poi arriverà lui. C'è un messaggio spiritoso che ci incita a continuare a prolungare la trasmissione. Quando mi stenga a congendrà, sta trasmissione finisce. Li volete allungarci, io no? Un saluto a voi tutti per la bella trasmissione. Diglielo in lancianese, però fallo legge da... Grazie. Da chi è firmato? Per l'incoraggiamento. Poi, ancora...
Ciao Danilo, sei molto telegenico. L'anno prossimo ci sarà Lanciano Lazio con lo scudetto sul petto. Cosa ne pensi? Rispondimi con un saluto affettuoso. Perché proprio la Lazio? Sei in diretta della Lazio? No, non tipo per la Lazio. Lui il rigore per la... c'era tutto. Ciao Davide Satalia. Il colonnello Satalia di Lanciano, sì. È un colonnello vero. Con un saluto affettuoso, però. È un colonnello. Un rispondi però in pensione adesso. Mandagli un bacio, sì, non so, qualcosa. Ciao colonnello. Ok, secondo me Amenta non vuole rinnovare il contratto, Stefano. Beh, vabbè, questo so è io non credo, no, però no. Tutti vorrebbero giocare. Nene fisicamente avrà qualche problema. Sì, sì, sì. Io non credo che sia un giocatore che non voglia scendere in campo. Ancora 5 minuti di trasmissione, voglia purtroppo non possiamo allungarla almeno per questa sera. Vogliamo spenderli ancora per tornare su questa sfida importante, sì, di Latina? Come ha accennato anche Carlo Mammarella, la classifica ovviamente però in questi casi lì ci Pugia, sono pure, altri, altro che se ci sono i nomi, c'è il nome, c'è la voglia di, so che c'è lo spogliatoio tra giocatori un po' spaccato, sì, tra quelli della vecchia guardia e quelli nuovi, diciamo. Quindi allora, intanto tutta la squadra, compreso il tecnico, in silenzio stampa, sì, e poi gli allenamenti sono porte chiuse. Questo, sì, diciamo, è un po' un presagio per quello che sarà la partita di domenica, quindi sicuramente una partita che loro cercheranno di ritrovare finalmente il riscatto, ritmo e quello che manca, Brena, che avevano l'anno scorso e che manca quest'anno. Al meglio, perché sa che anche lui rischia parecchio. Sì, però non so, perché la società alla fine togli Breda e rimetti Beretta, ritogli Beretta e rimetti Breda, cioè voglio dire, non è che, sai, che fai un salto, non è la prima volta che non è che prendi Zeman, allora hai fatto il salto, quindi non so fino a che punto vai, è un problema proprio di meccanismo mentale, no, Tiziano, cioè i giocatori devono riacquisire, guarda, la mentalità dell'anno scorso che tanto bene ha fatto. Speriamo non dalla prossima settimana, ma guarda, io dico che la classifica non bisogna, come diceva giustamente il capitano, che è un uomo di calcio, non bisogna guardare una classifica che è 10 punti, altrimenti tu l'affronti in maniera forse diversa. Se poi però guardi i nomi dei giocatori del Latina, ti fanno paura. Una, ma anche il Livorno squadra è la stessa cosa. Oh, il Lanciano però, si gioca da Lanciano. Bravo, però voglio dire questo, tu non hai avuto paura a Catania, non hai avuto paura in tanti altri campi, non è adesso che il Latina. Se poi il Latina ha vinto due volte, ha pareggiato quattro, ha perso sette volte, vedendo i problemi ci sono. Certo. Allora tu devi cercare di sfruttare quei problemi che ha questa squadra, che ce l'ha i problemi, evidentemente, certo, non stava a 10 punti, certo, certo, aveva una classifica, che ne so, di 30 punti, quindi il Lanciano deve cercare di inserirsi bene in quelle zone del campo, ma è ovvio, deve fare attenzione i primi minuti, perché il Latina è un po' contestato, non c'è più feeling come c'era qualche mese fa tra tifoserie e squadre. Se tu fai passare i primi minuti, tutto il tempo che passa è meglio per il Lanciano, certo, perché poi cominciano a giocare nervosi, arriverà qualche fisio, quindi devi fare prudenza all'inizio per giocarti tutto nel secondo tempo, perché io la vedo, la penso, Danilo, così, e fagli un bel gol. Il tuo pensiero, queste intanto sono le immagini proprio dell'ultima partita di Cittadella. Cittadella, in casa del Cittadella 1-1. Viviani ha segnato, sì, Viviani ha fatto un gran gol, tra poco lo vedremo. Questi sono giocatori da tenere, scusami, sì. Dani, vai tu, vai Danilo. Dicevi, Paolo? No, su questa sfida di Latina. Ah, lui pensa a fare il tifo. Seguirete, insomma, come tifosi sugli spalti, sì, in tribuna. Sì, sì, sì. Ecco, a proposito di Latina, sì. Dani, ma oltre l'autobus organizzi anche il menù? Trasferta o ci aveva pensato? Ecco, questo è importante, devono portarsi il panino, ci pensi tu? No, ci pensano le ragazze che vengono con noi, pensano al menù. Ma pure per voi? Pure a per te noi. Il panino? No, niente panino, noi mangiamo bene. Ah, si mangia? Il pallotto caceolo. Si mangia il compreso anche il menù? Certo. Ho capito. Quindi paghi tutto tu, sta poi. No. Allora vengo pure io, dai. Cioè, quindi mettete la quota. C'è il biglietto, il trasporto e poi si fa la spesa. E cucinano le ragazze, le donne. È usanza fare qualcosa di sostanzioso. Pallotti caceove. Poi c'è il dessert, c'è la bomboniera. Un po' di alcol. Le birre, vino nero. Quello non manca. Quello non manca mai. Dani, tornando ai capelli. Addio. Sapere i capelli. Veramente. Stati proprio gettonatissimi. La coda è troppo scontata. Perché non ti fai le treccine? Vabbè, dipende dalle donne, cosa vogliono di più le ragazze? Capello normale, come stanno? Gelato, come ti preferiscono?
No, altri sms, siamo quasi in chiusura, leggiamone un altro, dai. Un attimo, perché scrivono anche su WhatsApp, quindi ma pure per Roberto, però qualche messaggio le becodine. Allora guarda qua, va. A menta si fa venire il mal di pancia alla vecchiaia. E che significa? Non ho capito. Cioè, per dire la strizza. Voglia di andarsene via, io spero. No, dai, speriamo di no. Io penso che si possa recuperare quanto prima. Queste polemiche, ma non ci sono. È stato solo infortunato, adesso sta recuperando. Beh, c'è stato voce qualche Sì, voce che. Speriamo che non sia così. Liti con il mister, con la rottura. Poi ancora. Non penso. Ah, come gioca la Virtus, ah, quanto è bella Giulia, grande Danilo il gigolò, ciao Luca Gino. Conosci Luca? Insomma, questa sera Gino. Danilo, gigolò. Giulia, stasera, infatti anche Roberto e Tiziano per il suo abbigliamento. Io ero partito bene, dopo. Però sms per Paolo, ne mancano, no, dai. Ma io non come no, no, per sono fuori da questa classifica. Con Marzianello, ormai. Marzianetto. Lui è il presidente. Tiziano. Allora, siamo già oltre un minuto, attenzione, Massimo, l'ultima, dai. Scarese, se vuoi avere la mente e il fegato sano, vieni a vedere la Virtus lanciata. E con questa chiudiamo. Allora, chiudiamo però un ultimo commento da parte, cominciamo da Danilo, per la partita. Per la partita di Latina. Solo un risultato, vincere. Andare due. Lì per vincere. La schedina 2. Roberto. Io non amo fare pronostici, francamente. Perché lui è superstizioso al massimo, lui non dirà mai. Mi sto cucinando le mani nel frattempo, quindi non amo fare pronostici perché è scontato, voglio dire. Per quindi l'auspicio si sa. Ha le mani consumate, Roberto. Intanto vediamo in grafica la prossima domenica. Partita, attenzione, domenica. Tiziano. Poi c'è anche sabato c'è il Bologna-Brescia, sì, sabato. E poi c'è il bel derby siciliano, Trapani e Catania a mezzogiorno. Eccolo qua. Alle 12:30. Cittadella, Bologna-Brescia, come ricordava Tiziano. Sì, il derby siciliano. Ma pure Carpi Cittadella sabato. Crotone, sì, alle Bari, 6. Latina, Lanciano, Livorno, Provercelli, Pescara, Frosinone, Ternana, Spezia, Varese, Perugia, Virtus, Entella, Modena e Avellino, Vicenza. Si gioca alle 6. Avellino alle 6. L'arbitro di questo confronto, quello del Lanciano di Latina, sarà Canduzio di Cervignano. L'anno scorso 1-0 con Brescia. 1-0 in casa, però per noi. C'è anche un risvolto positivo per il Latina, 3-0 in casa contro il Padova. Quindi l'arbitro guardiamo l'arbitro, chissà. Dai, vi soddisferebbe un pareggio, alla fine sì, perché comunque si rimane imbattuti fuori casa, esatto, sembra un risultato positivo, si allunga la striscia, però con la conduzione di gara all'attacco come alla Lanciano maniera, insomma, si può fare di più, però non diciamo altro, no, allora non lo dice, sì. Tiziano, l'ultima parola volevo farla, ma io dico così, che il Latina ha grossi problemi, a parte che la squadra come singoli, come grosse firme ce le ha, però ha problemi, se ha 10 punti evidentemente qualche motivo, sì, ci sarà. Il Lanciano secondo me deve fare attenzione all'inizio, perché ci sarà tanta rabbia tra i giocatori del Latina, saranno un po' aiutati dal pubblico all'inizio, certo, ma col passare dei minuti la squadra si innervosirà, il pubblico potrebbe cominciare ad innervosirsi, se il Lanciano potrà sicuramente uscire ed avere e riuscire anche a vincere questa partita, quindi direi prudenza all'inizio, grande concentrazione, ma la partita si può vincere nel corso dei 90 minuti. Allora, grazie Tiziano, grazie Giulia, grazie ai due tifosi Roberto e Danilo, buona trasferta. Grazie ai nostri tecnici, Roberto Cherchi in regia, Andrea Berardinelli dietro le telecamere, ma soprattutto grazie a voi che ci avete scritto con i vostri sms, continuate a farlo nelle prossime trasmissioni. Questa trasmissione Cuore Rossonero tornerà giovedì prossimo, sempre in rigorosa diretta a partire dalle 21. Buona serata. Un saluto a tutti i tifosi e Forza Virtus.